dottor Luigi Snigelotto, partner McDonald's per le province di Salerno e Potenza. Come state vivendo innanzitutto questo momento, questa fase di quarantena in piena emergenza Covid-19? Lo stiamo vivendo abbastanza serenamente, un po' rattristati dal fatto che non si possa uscire o che non si possa essere completamente liberi. Lo viviamo con rassegnazione, ma anche con la speranza di poter tornare al più presto alla nostra quotidianità, ma soprattutto al nostro lavoro e alle nostre consuetudini, che in questo momento un po' ci mancano. Come immaginate anche il futuro dopo il coronavirus? Come cambieranno i nostri stili di vita, ma come stanno già cambiando in questo momento? Beh, sono cambiati abbastanza, c'è molto più tempo per riflettere, ma soprattutto c'è più voglia di stare insieme e rifuggire da quelli che sono i cattivi pensieri, i dolori, anche se purtroppo la televisione non ci risparmia. E questo è giusto anche saperlo, perché così ci aiuta ad essere rigorosi e a mantenere uno standard di sicurezza per noi e anche per gli altri. Ritornando all'impresa, come stanno reagendo le organizzazioni aziendali? Qual è stato soprattutto l'impatto sull'organizzazione, sulle persone, sui dipendenti? Come sta cambiando anche l'impresa in Italia in questo momento? Beh, sotto l'aspetto personale devo dire che c'è un'atmosfera d'attesa, ovviamente. Tutti quanti siamo stati colti all'improvviso da questa pandemia e ancora increduli, seguiamo un attimino tutte le vicende e le procedure che ci possano permettere di uscire da questo momento drammatico. Ma è chiaro che siamo tutti quanti, ovviamente, in attesa di rimetter mano, per così dire. Tutti molto motivati perché siamo sicuri che usciremo nuovamente in maniera brillante, perché noi esseri umani siamo abituati a come dire, fronteggiare queste emergenze avendo delle capacità di adattamento e di reazione notevoli. Infatti in questo periodo stanno nascendo anche iniziative importanti, si parla tanto di smart working, è qualcosa che avete utilizzato all'interno della vostra impresa? Bah, noi attualmente in realtà siamo collegati con la nostra quotidianità attraverso le conference call, attraverso appunto lo smart working. Ed è questo che probabilmente darà la stura a una riflessione molto profonda che porterà fatalmente o possibilmente in maniera positiva appunto ad utilizzare questi strumenti di comunicazione. Bisogna considerare che si parla di circa 8-9 milioni di individui che potrebbero mutare il loro approccio quotidiano al lavoro, cominciando ad utilizzare insieme alle aziende appunto lo smart working. Ma questo è solamente uno dei casi. L'altro caso si vede oggi le piattaforme nell'ambito della scuola che si sono attivate proprio per permettere la continuità didattica, ma sono tanti i campi di applicazione nei quali l'individuo valorizzerà la propria azione mutando l'approccio. In questo mutamento anche di approccio, però c'è un aspetto importante che è quello sociale. McDonald's Italia ha intrapreso una serie di iniziative a favore dei territori e anche la Community Cooking Leader, che è la società che voi rappresentate, che è partner McDonald's, da sempre in realtà è legata ai territori, quindi con attività sociali a favore anche delle fasce più deboli. Ci sono delle iniziative in particolare che avete continuato a prevedere anche in questa fase, nonostante il distanziamento sociale? Beh, noi normalmente ci occupiamo di solidarietà perché c'è anche la fondazione di McDonald's che provvede a tutta una serie di attività. Ma oltre a ciò, in questo periodo di emergenza, ancora di più abbiamo pensato di essere vicino alle collettività. Quindi sicuramente il discorso nazionale che abbiamo intrapreso nel sostegno delle iniziative che riguardano la battaglia
contro il coronavirus in Lombardia e nelle regioni che sono state particolarmente colpite. Poi a livello nazionale ciascuno di noi ha cercato di dare una mano nel allestire pasti, nel consegnare anche delle derrate alimentari. Noi nel nostro piccolo a Salerno e Potenza abbiamo pensato di dare sostegno alle istituzioni locali, le amministrazioni, e ad alcune diciamo associazioni che si occupano appunto di solidarietà sul territorio, e in questo senso abbiamo rinnovato il nostro sostegno. Non vado nei dettagli per ovvie ragioni di riservatezza, anche perché penso che questa nostra azione sia frutto di una nostra volontà che deve rimanere un attimino appunto riservata e privata. Invece per quanto riguarda il ritorno alla normalità, si parla tanto di fase 2, di allentamento delle misure restrittive, è necessario però continuare a guardare al futuro con speranza? Assolutamente sì, noi ce la faremo, usciremo da questo impasse e saremo più forti di prima tutti insieme. L'importante è la coesione sociale e la condivisione del percorso che riguarderà la prospettiva. La prospettiva ovviamente è legata a quelli che saranno i decreti sia nazionali che locali. Ci possiamo attrezzare tutti insieme per far sì che venga rispettato tutto il protocollo che riguarda l'utilizzo di strumenti e di presidi a salvaguardia dell'individuo. Quindi in questo senso siamo sereni. È chiaro che sarà una attività ed attitudine progressiva, perché l'essere umano è in qualche maniera timoroso del futuro, vuole essere sicuro, vuole conoscere. Il viaggio verso l'ignoto di Ulisse, che ci prende tutti quanti, riguarda esattamente questa nostra paura atavica, e noi nel futuro dobbiamo guardare con fiducia quello che riusciremo a fare, ma ovviamente sarà progressiva l'attivazione, ma sicuramente ce la faremo. Il distanziamento sociale ha fatto riemergere alcuni valori, principi che sono cardini per l'essere umano. In primis il concetto di libertà. Per voi oggi che cosa significa sentirsi liberi? Beh, io ho sempre considerato la libertà essenzialmente quella intellettuale e poi soprattutto anche quella fisica. In questo momento una può spaziare, l'altra ha qualche piccolo legame. La libertà è fondamentale, è alla base di qualsiasi democrazia e sicuramente ci rende più forti, ci rende più consapevoli anche degli altrui bisogni. L'essere distanziati, tra virgolette, in questo momento della nostra storia ci aiuta a capire quanto la mia libertà implica la libertà dell'altro e nello stesso tempo lo aiuta a sentirsi una persona più serena, più tranquilla, e questo è un monito che dovremo tutti quanti metabolizzare a lungo e medio termine. Io penso anche che la libertà sia un bene prezioso, assoluto, però gioco forza in questo momento di emergenza in qualche forma e maniera. Ce ne priviamo perché il fine è nobile, cioè quello di salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari, della nostra collettività. Quindi ben venga un sacrificio, e devo dire la verità, all'inizio di questo percorso temevo di avere minori capacità di sostegno di questa cosa, invece lo stiamo facendo, diciamo, di buon grado, ed è giusto farlo appunto perché questo ci dovrebbe permettere di come dire, ridurre le tempistiche di questa tragedia che stiamo vivendo. E ovviamente in questo senso il nostro pensiero e la nostra solidarietà va alle istituzioni, alle forze dell'ordine che sono nelle strade, nelle città, a tutelare questo bene prezioso che è la prospettiva di ritornare a vivere nella nostra quotidianità, liberi e felici, speriamo. Un vostro messaggio di incoraggiamento a chi ci sta ascoltando? Restiamo a casa, cerchiamo di trovare le soluzioni migliori per poter condividere con i nostri familiari i nostri momenti e quello che sarà il futuro, e soprattutto salvaguardiamo le persone più fragili, più bisognose di aiuto, che in questo momento sono particolarmente sofferenti.
Ecco, aiutiamoci e cerchiamo di far sì che questa nostra bella Italia sia un'Italia all'insegna della solidarietà, dell'amicizia, dell'empatia e di un ritorno sicuro, veloce, ai miglioramenti di vita di tutti quanti, di tutti veramente. Io prendo a prestito una frase che è rimbalzata nei giorni scorsi sui media. All together we can. Grazie. Grazie, Laura Patrizia Cagnazzo, Luigi Michelotto.